E ora, come di consueto, i vostri due minuti d'odio. Ma come funziona? Cioè, tu non hai fatto le domande te. Siamo qui con Francesco Gioffre. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, sarà in scena, anzi già in scena al Teatro Argo con 1984, anzi il titolo specificatamente è? La favola di W.S. Ovvero? Ovvero sarebbe Winston Smith, però è un nome che noi non facciamo, ed è tratto ovviamente molto liberamente da 1984 di Giorgio. Romanzo del 1948. Allora, questo, intanto io vorrei capire una cosa te Francesco, perché tu hai sempre puntato sul romanzo, sulla letteratura, sì. E in un momento in cui paradossalmente in tutta Italia si ragiona invece sulla nuova drammaturgia, perciò sulla parola teatrale, per quale motivo invece tu vai appunto sulla parola del romanzo, cioè cosa pensi ti possa dare in più rispetto alla parola teatrale, alla drammaturgia? Ti racconto un aneddoto, perché io lontano 2006, quando stavo facendo qui Profumo, andai a cena a casa di mio padre, c'era il fu Peppino Patroni Griffi, grandissimo regista, commediografo, e quando gli dissi appunto che stavo preparando una pièce, cioè da un romanzo, lui mi diede dello stronzo, in un suo modo molto così, però amorevolmente, dicendomi che secondo lui il teatro si poteva esclusivamente fare da un testo teatrale, non si poteva trarre dalla letteratura, secondo lui. Non so se abbia ragione o meno, io devo dirti che quando leggo dei copioni ogni tanto per trovare delle sensazioni, degli spunti da portare in scena, trovo, non lo so, molto più la presenza dell'autore in un copione rispetto a un romanzo, che diventa molto più tuo una volta che lo leggi, più una, due, tre volte, insomma, come è successo per poi mettere in scena i romanzi che ho fatto in teatro. Trovo più libertà di poterlo manipolare, stravolgere. Cioè di fronte a una certa complessità narrativa. Sì. Trovo il copione già con una strada più delineata rispetto al romanzo, che invece... Romanzi poi come Dostoevskij, che era talmente enorme che veramente ci sono 2000 modi per metterlo in scena. Io ho scelto il mio, che non so se è stato giusto o sbagliato, però era il mio. E così è accaduto anche per Orwell. Mentre il copione teatrale lo trovo più vincolato all'autore, che ha già trovato nel copione una sua strada, diciamo. Una strada. Però è anche vero che il romanzo, soprattutto in questo caso, che è, diciamo, l'opera distopica per eccellenza, cioè l'opera nella quale Orwell immagina un ipotetico futuro dove la società nelle sue peggiori negatività esplode, c'è una grande complessità, no? Come riportare questa complessità in scena, su un palco, con un numero definito di attori, con determinate scenografie? Guarda, questo è stato, rispetto a Delitto e Castigo, è stato molto più complesso trovare l'idea. Ovviamente la prima idea che ti viene in mente, pensando a 1984, sono gli schermi, perché Orwell immaginò questa stupro della vita privata, per cui ogni cittadino era costantemente monitorato a casa, negli uffici, per strada, ovunque. Quindi togliendoli qualsiasi privacy. E io sono partito da due immagini. Innanzitutto mi è venuta così, non so quanto sia blasfemo o meno, ma il paragone del poster con l'effigie dell'uomo con i baffi, con cui il partito si rappresenta nel Grande Fratello, l'ho paragonato un po' al crocifisso. Cioè sono due icone che rafforzano un'ideologia. Se ci pensi, anche il crocifisso, noi nasciamo, in sala parto c'è un crocifisso, a scuola ci sono i crocifissi, negli pubblici uffici i crocifissi. Che c'era infatti in Delitto e Castigo. Sì, no? sì, c'è sempre un po' una tematica, però ecco, noi tutta la nostra vita, magari neanche te ne accorgi, ma ecco, alzi gli occhi, il crocifisso è lì. Ed è un'opera iniziata secoli fa di grande suggestione che continua, e i risultati sono l'aver affiliato a questa ideologia
cattolica nel nostro caso, ma parlo anche della religione in genere, milioni e milioni di persone. La seconda immagine mi è venuta dal mago di Oz, cioè quando il finale d'oro ti arriva dal grande mago con i suoi compagni di avventura, questo grande mago è rappresentato da questo enorme viso che parla con questa voce cavernosa, fumida, cui loro sono molto spaventati. Ma è soltanto un trucco, perché il cagnolino, scostando la tenda, trova un ometto lì che parla al megafono e gira dei marchingegni per dar vita a questa immagine. Ecco, dietro al grande dio, alla rappresentazione, in fondo non c'è che l'uomo con le sue debolezze, anche l'ometto, se vogliamo. Per cui ho immaginato, lo vedrai stasera Andrea, questo essere nudo che arriva in un mondo approfittando anche di un grande appiattimento culturale per poter porre le basi di questa società malata, e raccontandoci delle favole, le favole che ci raccontano ormai da secoli come dei bambini, e ormai ci hanno reso insomma assuefatti a queste favole a cui noi ormai crediamo, e non c'è altra realtà quella che ci viene detta da altri, insomma. Chiaramente Orwell pensava, è chiaro che lui pensava a un po' a tutte le dittature, no? Certo. Creando questa società, però si capisce, si può capire meglio insomma che il suo pensiero era indirizzato principalmente verso la Russia sovietica. Però è anche vero che noi stiamo nel 2012. Tu questo problema te lo sei posto, cioè ovvero la società, appunto questa distopia, questa società descritta da Orwell, ricostruendola tu oggi, come l'hai pensata? Ha un futuro rispetto a oggi, oppure l'hai ripensata anche visivamente o comunque politicamente a quella già immaginata da Orwell? Ma io ho lasciato che sì. Pure al presente. Beh, è talmente sì, talmente presente questo romanzo. Dice delle cose, poi riscoprendolo, cioè rileggendole, ascoltando perché ho registrato anche delle parole di questo Immanuel Goldstein, che sarebbe il personaggio immaginario del romanzo, che praticamente ci dice quali sono le regole della società in cui oggi viviamo, e sono assolutamente attuali. Per quanto riguarda proprio il concetto della guerra, perché si fa la guerra, dice una cosa molto interessante. Praticamente, se uno ci pensa, si sarebbe potuto benissimo creare una società con eguaglianza, ma questo non è mai stato fatto. Cioè, una casta ha sempre predominato, e questa casta, per dominare, ha bisogno di mantenere nell'ignoranza la massa. E per mantenere la massa ignoranza serve una guerra, che poi si vinca o si perda non interessa, perché la guerra ha il solo scopo di distruggere le cose, perché le industrie comunque devono andare avanti, ma le cose nello stesso tempo devono essere distrutte, altrimenti il benessere prodotto dalle cose, dai prodotti, potrebbero dare la possibilità alle masse di essere agiate, quindi di diventare intelligenti e continuare a pensare. Ecco, questo fatto del pensiero è sicuramente uno dei temi che a me è piaciuto di più e che mi piacerebbe uscisse di più durante lo spettacolo, cioè la paura del pensiero, ma soprattutto i ricordi, perché c'è nel romanzo, non so se te lo ricordi, questa cosa che le persone, tranne il protagonista, non ricordano assolutamente il passato, e il partito, approfittando di questo, manipola in continuazione la storia, perché nessuno ricorda più. E Winston invece è l'unico eroe, se vogliamo chiamarlo così, che ha questo dono. E io ho molto insistito su questa cosa dei ricordi, che secondo me è il tema più importante, perché i ricordi sono la cosa più preziosa che abbiamo, e quello che stanno facendo, anche Orwell lo dice in suo romanzo, è proprio di toglierceli. Ma poi probabilmente è proprio la narrazione del passato che abbiamo perso, nel senso che ormai appunto il passato, essendo fermato, no? Sotto mille forme di video, di fotografia, di distribuzione di migliaia di contenuti multimediali di noi stessi del certo. Passato, però è la narrazione, cioè è il pensiero del passato che abbiamo perso. Sì, non si raccontano più le storie, non c'è. A me, appunto ai bambini, infatti, cioè, soltanto forse ai bambini rimane questa cosa della favola, ma non ci si racconta più. Soltanto forse i nonni raccontano come noi, non so, raccontare noi stessi come eravamo è difficile. Perché bisogna stare troppo appresso con quello che accade oggi, con le preoccupazioni di oggi, con quest'ansia di questa società, e invece bisognerebbe un po' recuperare questo, cioè proprio il parlare di più, il raccontarsi di più agli altri, cosa che secondo me manca molto. Tu le racconti le favole a tua figlia?
Io le racconto le favole positive, mentre le favole che vedrai stasera sono favole apparentemente col sorriso, ma raccontano qualcosa di